Cara Lucia. Madonna, Renzo, senti, veramente io ti devo ringraziare. Io non vorrei essere stata inopportuna, però no, eravamo così amici un tempo. Poi tutti questi anni mi sono detto, ma che è successo? Che è successo? Che è successo, Lucia? La vita è una chiavica. Ah, lo so. 15 anni galera, ingiustamente. Io non ho fatto niente, non ho fatto. Ma raccontami un attimino com'è andata la questione. Come te la racconto? Io tornavo a casa una sera dal lavoro, tutto contento. Avevo questa barzelletta nella testa. Poi da mia moglie, come moglie la racconto. Racconto parzialmente a mia moglie. Mia moglie inizia a ridere, scoppia a ridere dalle risate. Tanto si è messa a ridere, all'improvviso, boom, boom, morta dalle risate. Ma dai! Sì! Possibile! Chiama l'ambulanza, chiama la polizia, chiama il carabiniere, mi prendono, mi arrestano, mi portano alla questura, mi portano al comando dei carabinieri, mi portano in tribunale, processato per direttissima. Oh, io non ci ho fatto nulla, dicevo al giudice. Il giudice manda a me. No, come? Lei ha ucciso sua moglie. Giudice, io non ho ucciso mia moglie, io non ho fatto niente, io ho raccontato semplicemente una barzelletta. Mia moglie, da ridere, è morta secchita. Tu gliela potevi raccontare questa barzelletta? Io l'ho raccontata. Tant'è che lui a un certo punto, sentiamo questa barzelletta che fa tanto ridere. Ah, spiegato la disco la barzelletta, giudice. Racconta barzelletta. Quello non comincia a ridere il giudice, come un uomo. Dopo un minuto e mezzo, boom! Infarto, morte secchita, pure il giudice. Ma non mi dire! I carabinieri che stavano là, soccorrono, mica ridevano i carabinieri, no, niente, i carabinieri proprio non ridevano per niente. E poi stava il pubblico ministero che ha soccorso il giudice, anche lui continuava a ridere, ma neanche 5 minuti, il pubblico ministero, boh, pure lui, morto, stecchito, dalla risata, pure il pubblico ministero! La giuria che continua a ridere, a uno a un, boh, 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 sono morti tutti qua. Ecco, una strage! Una strage! Le persone che stavano lì ad ascoltare, a un cadavere come le per, tutte morte! Tutte morte! Dai, ma non è possibile! Scusa, e i carabinieri che stavano là, che ti hanno arrestato? No, quelli sono morti la settimana dopo. Perché... Quel così, sì. Ehi, te la racconto la barzelletta? No! No. Dai, fammi adesso la mangiamo, magari sì. Un'altra volta. Perché è bella! Sì! Da morire! No.